film ci ha accompagnati nell'ultimo secolo, si è evoluto con noi e ha plasmato il nostro immaginario. Si è evoluto anche il cinema e così la distribuzione del film, che è passato dalla sala cinematografica alle nostre case ed oggi abbiamo la possibilità di vedere i film ovunque grazie a tablet PC e smartphone. Fino agli anni 60 però il film era visto esclusivamente al cinema. È stata la televisione, prima di tutto, a portare dei cambiamenti enormi nella fruizione del mezzo cinema. Vi ricordate di questa? Le videocassette hanno aperto un nuovo mondo, quello del non video. La visione casalinga del film diventò realtà dal 1976. Insieme a questo nasce una catena di distribuzione sia per la vendita sia per l'acquisto delle videocassette. L'home video è un boom. La videocassetta rimane un medium onnipresente a fianco delle televisioni di gran parte degli utenti fino alla fine degli anni 90. Le videocassette e in seguito i DVD diventeranno nel corso degli anni sempre più economici e sempre più facili da reperire. Edicole, grandi catene di supermercati le espongono, i rental shop si moltiplicano. Solo negli ultimi anni le cose cambiano. Quello che oggi è entrato in crisi, stranamente, è il blockbuster, cioè l'affitto del filmato, perché oggi ci sono altri strumenti. I grandi portali di distribuzione di contenuti on demand, Amazon, piuttosto che i portali proprio di distribuzione video, che permettono una individualizzazione dello spazio e del tempo di fruizione. I portali di acquisto online hanno abbattuto completamente le barriere spaziali e temporali del reperimento del film. Lo dimostra il successo di iTunes, portale che offre un servizio di acquisto e noleggio del film direttamente scaricabili dalla rete. Oggi, pensate, contano una media di 46 brani al secondo scaricati e con un catalogo di ben 8.500 film. La visione casalinga del film diventa quindi sempre più comoda e sempre di maggior qualità grazie alle innovazioni tecnologiche come Blu-ray, televisioni digitali, televisioni stereoscopiche, ma ce ne sarebbero molte altre da citare. Ma quindi come ha fatto il cinema a mantenere i suoi utenti e sottrarli alla seduzione dell'home video, che è sempre più comodo e sempre con una maggiore qualità? È stata rivalutata enormemente la visione al cinema, cioè ci si è resi conto che il cinema, vuoi per l'ambiente, l'atmosfera che si crea all'interno del cinema, il fatto che comunque non vi è distrazione, mentre chiaramente in casa vi è sempre un elemento di disturbo, basti pensare al telefono. La visione del film nelle sale ha riconquistato una sua logica, lo dimostra il fatto che sono soprattutto i giovani che vanno al cinema, quindi l'uscire di casa, oggi andare al cinema non è solo più vedere una pellicola. Il lavoro quindi che fa il cinema, come inteso come sala, come contesto classico di fruizione, a mio avviso è quello ancora di fornire un'esperienza socializzante, di fruizione collettiva. E questo è il suo unicum che ancora oggi lo contraddistingue rispetto ad altri momenti di fruizione del film, ad altri contesti. L'altro grande elemento che a mio avviso riguarda l'esperienza della sala cinematografica è il potere di immersività che questo luogo ancora permette rispetto ad altri contesti di fruizione. Il cinema quindi mantiene il suo potenziale, ma non senza una forte evoluzione. Il contesto in cui viene ubicata la sala, o meglio, le sale, si arricchisce vedendo nascere centri commerciali, sale giochi, ristoranti, anche negozi, per rendere il luogo del film un momento di intrattenimento a 360 gradi. Anche la pubblicità ovviamente si è evoluta con il cinema, esibendosi in varie forme. Maxi affissioni fuori dal cinema, installazioni pubblicitarie negli atri e nelle biglietterie, per non parlare della pubblicità in sala, sotto lo schermo o sulle poltrone. La pubblicità che all'inizio era solo pubblicità intesa come spot da proiettare prima dell'inizio dei film, oggi diventa un qualcosa di più ampio, di più ampio respiro, in cui oltre a esserci la pubblicità intesa in senso classico, anche
la nuova struttura cinematografica, quindi la sala cinematografica, diventa essa stessa un posto dove si può creare degli eventi, dove si possono creare degli spazi da utilizzare in pubblicità. L'evoluzione della pubblicità però non si limita solo a questo. La pubblicità invade la pellicola, entra a far parte del film, ne diventa protagonista. Il film si arricchisce di marchi, di loghi, vengono abilmente presentati e mostrati. Questo fenomeno, da poco introdotto in Italia, prende il nome di product placement. Anche il film che prima veniva utilizzato poco come strumento anche di pubblicità, oggi assume una certa importanza. Anche in Italia viene resa possibile l'utilizzo del product placement all'interno del film, per cui anche il film viene utilizzato pubblicitariamente.